Amici di Orologico, bentornati sul vostro canale. Oggi parliamo di un orologio un po' particolare. Lo so, vi sto un attimino stuzzicando. Ma prima l'orologio del giorno, che è questo. Attenzione, lo metto un po' meglio. Per me strabiliante Tissot Oversize. Guardate che occhio, guardate che patina, guardate che bellezza. L'avete visto sicuramente in quella che è stata la mia comunicazione di non perdervi questo video. Ok, abbiamo visto questo Tissot, il calibro è il 27, ma adesso sigla. Lo so, sono tremendo. Vi stavo incuriosendo con questo, ma siamo arrivati a qua. Allora, innanzitutto, questo oggetto che ho appena comprato tramite Amazon, tempo di arrivo circa 20 giorni dalla vicina Cina, è stato frutto di quello che è stato un post che aveva messo il buon Mariano De Martino di MDM Vintage Orologi, che saluto, perché sul suo WhatsApp aveva messo questa offerta qua. Ed effettivamente avevo preso questo orologio ad un prezzo di, se non sbaglio, 84-85 euro, una roba di questo tipo. In questi giorni qua l'ho visto a prezzo ribassato, mi dava 77, ho provato a prenderlo per un amico, automaticamente diventava 80, comunque presso a poco siamo lì sui prezzi. Comunque, l'orologio è un orologio da parete, quindi ce l'abbiamo qua da vedere e vorrei farvelo vedere perché io credo che meriti in un ufficio, in una bella cucina moderna, ma anche in una sala che sappia apprezzare questo tipo di, diciamo, anche arredamento, questa orologeria che comunque, adesso andremo a vedere, ha della qualità. Quindi ho speso sì 80 euro per un qualcosa di cinese, ma adesso andiamo a scoprirlo che cinese è. Seguitemi. Ho il piacere di presentarvi questo orologio che, a mio avviso, come vi dicevo, ha delle qualità. La prima, in assoluto, è le dimensioni, che non sono né troppo larghe, e quindi non troppo invasive, né troppo contenute, quindi a sminuirlo. Progressivamente possiamo dire che questo diametro di 33-34 cm, a mio avviso, lo vedo confacente con quelli che possono essere, degli innesti d'arredo di un certo stile, chiaramente, devono piacere, che abbiano voglia di intraprendere un po' di colore. Perché secondo me questa conformazione Pepsi, poi ce ne sono altri, per esempio, ho visto che vendevano il Daytona, oppure c'era quello che vendeva, fatemi ricordare un attimo, ce n'era un altro, forse era il subnormale, insomma c'erano diverse scelte. Questa cromaticamente è quella che più mi piaceva ed è quella che finirà nella mia cucina, quindi ve lo dico subito. Perché io inizio a parlare di qualità? Perché innanzitutto è metallo, non è plastica. E già il fatto che abbiamo un orologio fatto una cassa in metallo, vero, conferisce sia una certa nobiltà a quello che è il materiale, ma credo anche la lucentezza, che è la cosa fondamentale, perché deve andare a ricordare un po' quello che è poi l'acciaio di Rolex. Ripeto, lo andrà a ricordare, non è l'acciaio di Rolex, e questo è da sottoscrivere, però lo va a ricordare. Per esempio, gli indici misurano 22 mm di diametro e devo dire la verità, ragazzi,
non me l'aspettavo, io non me l'aspettavo. Un impatto così importante anche a un certo punto, se posso permettermi di dirlo dal vivo, perché sono leggermente in rilievo e posso confermarvi che tra l'altro sono in rilievo di circa 3 mm e questo conferisce una profondità subito a quella che tu vai a guardare come immagini. Quindi sono semplicemente applicati, non sono disegnati e ti danno proprio il senso di profondità, e questa è una cosa che secondo me è importante. La cosa più importante di tutti è il moto perpetuo di quella che è poi la sfera secondi. Guardate come cammina Dolce. Cammina perché ha un movimento chiaramente al quarzo che prevede anche, e qua è la cosa che mi ha sorpreso, questa è la cosa che più mi ha sorpreso, il cambio della data. E ora andiamo a vederlo nel suo retro. Allora, chiaramente qua sono riportate delle cose che io non so, siamo al limite della legalità. Movimento Rolex Oyster Quartz, Swiss Made, Science 1878, Delir Display, e poi questo è praticamente il movimento che è, come vi dicevo, in moto perpetuo. Una sola batteria, vedete? Una sola batteria. Questo qua è il disco che voi andate a impostare la data. E questo qua invece è chiaramente la rotellina dove andate a sistemare l'orario. Dico la verità, non l'ho ancora pesato, ma indicativamente sentendolo, io dico che siamo attorno al chilo e mezzo, forse 2. Però sinceramente non l'ho pesato, quindi mi riservo di dirlo con una certa approssimazione, perché non l'ho ancora pesato. È una cinesata, parliamoci chiaro, è una cinesata che probabilmente in Italia qualcuno lo fa arrivare anche a meno, perché magari ha qualche canale che riesce ad aiutarlo a far arrivare a meno, ma viene venduto anche a cari prezzi, perché ne ho visti anche di molto più costosi. Ora c'è di una cosa, ne ho visti alcuni per esempio con le ghiere molto più lavorate, questa è soltanto lavorata con impressione, vedete che è ricavata con l'impressione. Altre che invece hanno proprio una ghiera applicata. Bisogna vedere un po' dopo il tipo di prodotto. Io credo, lasciatemelo dire, che per 80 euro, qui parliamo di 80 euro che ho speso all'incirca, a fronte di una spesa così esigua, un prodotto del genere sia del tutto onesto, anche se riporta chiaramente e fedelmente questo marchio. Questo qua è incredibile, è incredibile. Io non so come si possa fare per le leggi di mercato internazionale riuscire a vendere un prodotto del genere. Probabilmente riescono ad avere qualche dettaglio diverso per la quale la mamma non si può appigliare, però a noi collezionisti un oggetto del genere può, ripeto, può far piacere, e io volevo soltanto farvelo vedere perché l'idea, ripeto, è nata da Mariano che ha postato questa offerta Amazon. Io l'ho visto e l'ho comprato per curiosità, ma prima per curiosità, l'ho comprato per curiosità. La sfera GMT è fissa, sì, me lo state chiedendo in tanti. No, sto scherzando. Ovviamente vi stavate domandando, ma la sfera GMT funziona? No, la sfera GMT l'è fissa. Cosa dire? Adesso io questo qua lo andrò a appendere in camera. Scusate, lo andrò a appendere in cucina. Voglio fare solo due paroline, ma aspettatemi qua, non muovetevi.
E avete fatto bene a non muovervi, e avete fatto bene. Perché cosa abbiamo scoperto? Che gli indici sono fortemente luminescenti. Guardate che roba. E calcolate che io sto girando il video alla luce artificiale e non solare. Quindi qua abbiamo una forte ricettività del materiale che riesce poi a donare la stessa energia immagazzinata. E guardate che effetto. Cosa facciamo? Ritorniamo alla luce? Sì, dai, ritorniamo alla luce. Va bene, dai, siamo ritornati qua alla luce artificiale del mio studio. Cosa vuol dirvi ancora? Null'altro. È stato semplicemente un gioco, una cosa che è partita così da un post di un amico e che mi ha sorpreso per alcuni dettagli che non immaginavo. Primo tra tutti, ripeto, il materiale. E secondo fra tutti anche il cambio data, non mi aspettavo ci fosse il cambio data. Vi dico che l'ho ricevuto un giorno e mezzo fa ed è precisissimo, quindi per fortuna il calibro che qua viene decantato come Oster Quartz, mi raccomando, è una cinesata, non lo è, però il calibro a quarzo in questo caso, al momento al quarzo, è correttamente funzionante. Spero di avervi dato qualche informazione in più, qualche dettaglio in più su qualche articolo che magari ogni tanto vi capita di vedere anche magari su Amazon, e in questo caso mi sembrava giusto dare le mie impressioni. Normalmente, ripeto, io mai compro su quei canali. In questo caso credo di essere stato un avventuriero, termine che sapete che ormai mi si addice, un avventuriero che aveva voglia di spendere qualche soldino, ma due soldini così veramente, per provare. E non è detto che ogni tanto quando uno prova sbaglia. Vi dirò di più, vi spoilerò una cosa. Martedì mi deve arrivare un orologio, anch'esso comprato in rete. E lì ne vedremo delle belle. Anche lì avremo il nostro da fare, ragazzi. Per adesso io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua con me. Spero che il video vi sia piaciuto. Un like per quella che è stata almeno l'informativa che vi ho dato su questo orologio qua, da parete. E se lo ritenete opportuno e vi iscrivete al canale, mi fa piacere. La cosa più importante, come vi dico sempre, è che io riporterò sempre tutte queste informazioni sul forum orologico, scritto con la K. Orologico è un forum di orologeria che abbraccia orologi da torre, meccanica, pendoleria, elettromeccanici, polso, tasca. Avete un'enciclopedia a disposizione. Se non fate l'accesso loggato, quindi non vi iscrivete, una vera iscrizione, e non fate la presentazione, vi precludete tante belle sezioni, compreso il mercatino, dove c'è tanta bella attrezzatura e fornitura, perché è un forum tecnico. Un abbraccio forte, ragazzi. Continuiamo così. Io vi auguro una buona Pasqua a tutti quanti. È un video leggerissimo, è Pasqua per tutti. Il mio pensiero in questo momento, come sapete, è un po' da tempo che lo faccio. Il mio pensiero va in Ucraina. Non voglio fare fazioni politiche, quindi non mi interessa. A me interessa ciò che sta succedendo e chi ne sta pagando le conseguenze, sono la popolazione. Io non vi metto nessun link. Ognuno di voi è libero di fare quello che più può nella vita. Però vi faccio solo un mio pensiero. Io ho rinunciato a una colomba. Quindi parliamo di 2,50 euro, 3 euro di dolce. Io ho semplicemente fatto tramite lo sportello ATM della banca un click e ho donato quei soldini. Lo so che tanti di voi mi diranno, ma non sai mai dove finiscono quei soldi, ma non sapremo mai dove finiscono, ma se non lo facciamo avremo sempre il dubbio.
Potevo aiutare qualcuno? Non mi è cambiata la vita. Perché ognuno può donare quello che può. C'è chi può fare la donazione da 20, da 100 euro, per carità di Dio. Ma anche i 2 euro in questo momento aiutano veramente una persona ad avere il pasto giornaliero. Vi lascio solo con questo mio pensiero. Io vi do un abbraccio forte e un bacio grande a voi e alle vostre famiglie. Una serena Pasqua per tutti, spero per tutti.